Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dames und herren, señoras y señores, signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, carissimi amici web ascoltatori e web spettatori di Radio Science. Sta per iniziare provvisoriamente i due compari più uno, la diretta dei lunedì sera di radioscience.it. Dalle ore 22 fino alle ore 23 circa, naturalmente sempre orari italiani, vi terremo compagnia con Gianluca, Luca, Priscilla e l'immancabile, il mitico, il grande, l'insostituibile Saiuz! Vi ricordiamo che tutti i programmi li potete riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Saiuz. E tutti i nostri contatti, anche con la possibilità di scriverci e pure di intervenire in diretta, li trovate, e indovinate un po' dove? Su www.radioscience.it. Ed ora finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di Radio Science abbia inizio. Provvisoriamente i due compagni più uno, via! E buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati anche questo lunedì 12 dicembre 2016 in diretta web. Sono le ore 22:05 minuti primi con la nostra trasmissione dei lunedì sera e il vostro Gianluca che vi sta parlando vi dà un caloroso ben ritrovati a tutti voi cari amici che ci state ascoltando, ma soprattutto guardando, perché se venite nel nostro sito appunto www.radioscience.it anche questa sera, soprattutto questa sera, ci potrete vedere, e caro Saiuz e cara Priscilla potranno vedere anche la mia grossa bella mole che lievitata in questi mesi, che riempie tutta la webcam. E quindi in diretta questa sera, puntuali per l'ultima puntata di questa trasmissione per quest'anno, per questa stagione ed edizione, e poi ci rivedremo naturalmente lunedì 9 gennaio 2017 con nuove puntate, nuovi ospiti. Allora Priscilla, sono stato breve, quindi ti chiamo subito in causa. Cara Prisci, come stai? Ben ritrovato. Grazie mille, ti vedo illuminato dall'alto dei cieli. Con questa mole il ragazzo, come direbbe Saiuz, ha bisogno di un'illuminazione particolare, e quindi in quanto tale. Quindi Prisci, ben ritrovata tra noi, cosa ci racconti? Come hai passato l'ultimo lunedì in nostra assenza? Facendo l'albero di Natale, e mi scuso con i nostri ascoltatori, ma non sapevo che fosse lunedì. E può capitare, dai, sfugge questa cosa. Ora che lo sappiamo, avvisiamo a Priscilla. Prisci, io ti lascio la parola se vuoi fare dei saluti, ringraziamenti, che poi la chiamiamo in causa a Saiuz, e andiamo agli ospiti di questa sera, che preannuncio con una piccola pillola che saranno, come avete sentito e visto anche dagli spot, dalla nostra pubblicità e dagli eventi, guardate che non è facile, potrei anche impaperarmi nel dirlo, le metonimie, che sono qui con me, presenti qua dietro le quinte, nel backstage dall'altra parte. Saluti ragazzi, tra poco li chiamo in causa, e sorpresa delle sorprese, restate con noi, perché oltre ad ascoltare la loro musica, li ascolteremo anche questa volta, anche loro, come quella puntata precedente, in diretta live, che ci suoneranno un pezzo in acustico. Vai Prisci, io intanto vado a chiamare i ragazzi dal fondo della sala. Allora, intanto intanto complimenti a Gianluca per la cravatta natalizia e per il nuovo studio, che io apprezzo particolarmente. Non so te Saiuz, ma vedo che comunque anche in chat apprezzano molto Gianluca. C'è Federico in particolare che scrive: buonasera a tutti, ma quanto è bello Gianluca. Quanto riempie Gianluca. Saiuz, che ne pensi dello studio nuovo di Gianluca? Ha fatto un bellissimo studio Gianluca, peccato che ogni tanto, se no per i fatti suoi, no? Perché anche la rete fa le bizze questa sera, no? E quindi non ci permette di avere un video fluido, ci permetterebbe di apprezzare ancora maggiormente il mitichino Gianluchino.
E comunque anche la Priscilla qui dice che Gianluca è così bello. Mi pare di sentire, io mi siedo per prendere posto e cominciare a scaldare le sedie, dei vecchi personaggi che erano in auge qua con la trasmissione all'epoca dei due compari. Adalgisa, chi è? Sì, sono Miso, Adalgisa, ma cosa fai te lì? Adalgisa carissima, ma lei lo sa che ci sono un sacco di web radio ascoltatori che chiedono ancora di lei e si domandano, anche i ragazzi di là stanno ridendo a crepapelle, li devo tenere saldamente ancorati alle sedie del backstage, perché dicono: ma Adalgisa è tornata tra noi, ma come mai questo ma ritorno? Ma sa come, signor Gianluchino, sa, il mio padrone sa, io si mi tratta male, proprio non ce la fa, mi prende a frustigliati qui dietro la schiena, le volte. Non avevamo dubbi a riguardo, d'altronde lui è un despota, è un padre padrone e i suoi figli lo possono confermare, che mi capiranno. Prisci, allora torniamo a te, lasciamo un attimo Saius e Adalgisa nel loro tugurio. Stavi dicendo, prima dell'introduzione di Saius, che chiameremo e ringraziamo come al solito, perché anche grazie solo e soprattutto grazie a Saius c'è la possibilità di avere questo grande network che sta andando sempre in espansione, vero Prisci? Esatto, infatti ricordo appunto che comunque già anche i nostri ascoltatori comunque magari possono anche vederci stasera in web tv, visto che comunque ci sei anche tu, ci sono anche gli ospiti, e credo che questa sia una bellissima puntata, soprattutto perché non so se posso anticiparlo, lo anticipo, ma sì dai, lo anticipo, anticipiamolo tanto che ci sarà espandendo della musica dal vivo. E Gianluca, non ti espandere anche tu. Non già espanso, sì, e come dicevo poc'anzi, esatto, ci suoneranno un paio di pezzi live in acustico, abbiamo anche qui le chitarre pronte, accordate, come è stato anche per lunedì scorso, e quando le band, così lo diciamo anche per coloro che verranno, sono qui da noi e vogliono appunto suonarci qualcosa al vivo, sapete che è una cosa ben accetta, che io, come te, caraprisci da buoni musicisti, ammiriamo, apprezziamo e godiamo alla grande, specie se siamo presenti anche in studio. Prisci, ti lascio la parola, sparisco, richiamami in causa che vengo con i ragazzi, così sono le 22:10, andiamo ad ascoltarli e parlare di loro, che Saius dovrà fare come dice il grande Luca, che salutiamo e ricordiamo l'appuntamento dei giovedì con la sua trasmissione Social Evolution, che ha un grandissimo successo per quest'anno, veramente stupenda questa cosa. E poi, cara Prisci, e Saius farà la lista della spesa, come dice Luca. Vado. Allora, intanto vi ricordo che potete contattarci anche tramite WhatsApp o SMS al numero 393 788 0195, e visto Saius come sono stata brava perché lo sto leggendo in diretta e potete seguirci come al solito su www.radiosaius.it e mandateci tanti messaggi in chat. Federico, mi vedrai in video perché mi è scritto sulla chat appena adesso, mi vedrai in video forse l'anno prossimo quando mi metterò a posto i capelli, perché in questo momento sono inguardabili. Per ora accontentatevi della mia foto profilo bellissima che ha messo Saius. Saius, ti piace molto, vero, quella mia felpa pelusciosa? Ma sì, perché mi sa tanto del pigiamino che usa Gianluca quando fa le dirette, che non si mette in video, no? Sai? Mi sa tanto, esatto, di queste cose. Comunque, caro Federico, no, c'ha ancora tutti i capelli scompisciati la nostra Priscilla, quindi non possiamo farla vedere in video. Insomma, invece è così con questa foto, che poi questa foto qui non è che te la metto io, la tua foto di Skype, veramente, Priscilla. Ah, ok. Io allora vedete uso come sono l'altra tecnologica. Foto che, uso l'altra foto che sei sul divano, insomma, che mi piace di più. Di solito. Esatto, bravo. Invece questa sera ho voluto approfittare, insomma, che Gianluca era in video e quindi, insomma, così. Però dobbiamo ricordare una cosa importantissima. Ciao ragazzi, amici del condominio, ciao agli ospiti e soprattutto un abbraccio circolare, insomma, a questo grande condominio che è Radio Saius, perché sta crescendo veramente, soprattutto l'ultima trasmissione che mi hanno fatto gonfiare di gioia diciamo quei messaggi di affetto che mi hanno mandato alcune persone, alcuni nostri ascoltatori. Allora, volevo ricordare, Priscilla, che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni live, vanno a reti unificate, quindi andiamo su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto,
Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, e tra non molto si collegherà con noi, appena terminerà la diretta dei 50 anni della Panini a Modena, anche Modena Noi Radio di Modena. Quindi insomma, oltre che andare sulle nostre web radio come Radio Science Classica e Radio Science, in più i nostri canali YouTube, Facebook e su radioscience.it. cari amici, usate la chat, usate WhatsApp, usate gli SMS e insomma, e state con noi. Priscilla, ti rimetto la parola perché non vedo Gianluca. Gianluca! E eccoci qui, mi sento chiamato in causa, sentivo il pigiamino di Gianluchino, queste cose vi abbiamo sentiti noi mentre chiedevamo di là. E allora, cara Prisci, visto che, caro Saius, mi avete chiamato in causa, che sono le 22.14 e con quest'ultima puntata di quest'anno andiamo a chiudere questa stagione, direi di quagliare, di andare al sodo. Cosa dici, Prisci? Esatto, esatto, è ora, sono le 10.14. Che fa? Ripete quello che dico io? Non si fida di quello che dico. E allora, per far vedere che siamo in dire, allora io li chiamerei qua. Cosa dici, Priscilla? Allora, con un immenso, intanto grazie Saius, io ti mando un abbraccione forte tra due panzoni titanici come noi, è uno scontro tra titani veramente, per la tua onnipresente presenza, appunto nel senso di aiuto e alla regia. Salutiamo, per non dimenticare, come faccio sempre con tutti, il grande Ugo Testa di Caso, che coaudiva e coordina Saius, e quindi anche tutti coloro che collaborano con Saius Web Radio, anzi Radio Saius, perché è cambiato, mi viene in mente sempre il vecchio studio, e facciamo tanti auguri di buone feste a tutti. Abbiamo qui con noi, allora, ladies and gentlemen, all the way long, tutta la via lunga, come direbbero, abbiamo con noi le, attento che le sbaglio, le metonimie, i metonimie, eccoli qua ragazzi, accomodati, Jacopo, ciao a tutti. Carlo, ecco qui, Marco e Carlo, io ho fatto Claudio, il cretino, Claudio, buongiorno, ho detto adesso faccio lo scemo così vi faccio riconoscere, e grazie mitico, e mi sono fatto riconoscere alla grande. E allora, vedete, la differenza di ruoli non è di altezza, nell'altezza, esatto, ma soprattutto di peso, nel senso di volume. E allora, ragazzi, partiamo subito. Allora, adesso noi andremo ad ascoltare anche i vostri brani, perché ovviamente Saius, come ricordiamo sempre, anche per gli amici che ci ascoltano e coloro che vorrebbero anche venire, non è sotto SIAE, quindi sotto licenza Creative Commons. Abbiamo i ragazzi che ammiriamo per la loro musica libera, creazione veramente libera che fanno anche loro, e poi andremo ad ascoltare i loro brani. Però arriviamo un po' a parlare di voi, siamo, certo, qui per questo. Andiamo dunque. Domanda banale, classica, con cui partiamo in maniera anche, scusatemi, molto curiosa anche. Curiosa. Il nome così strano e difficile da pronunciare, le metonimie. Come mai noi ignoranti che non sappiamo, ci spiegate, Jacopo? Allora, innanzitutto, per me, sì, lui che ha trovato il nome, per me è una parola, veramente, è una parola d'effetto, che mi piaceva come nome di una band, e poi perché all'interno del contesto della musica alternativa, alternative rock italiana, ci sono spesso e volentieri nomi composti da due, tre parole, sì. Non voglio che Clara, il teatro degli orrori, le luci della centrale elettrica, quindi una frase infinita per dire un nome di un gruppo, noi le metonime, bam! No? Proprio così. Ed è boh, anche che cosa vuol dire poi? Eh sì, spiegalo anche a noi, perché tuttora i ragazzi in effetti sono ritrovati qua fuori e sì. Hanno detto facciamo questo gruppo, chiamiamolo così. Ah, spiegalo anche a noi. No, le metonimie che intanto i nostri web radio ascoltatori e web TV spettatori che vanno al sito a vedere possono già andare a vedere la loro pagina in Facebook. Yes. Le metonimie, difficile da dire, mandateveli subito a vedere, prego Jacopo. Il significato di metonimia. Allora, sì, è una figura retorica affine, se vogliamo, alla metafora, o meglio ancora alla sineddoche, che è la parte per il io lascio la trasmissione a Jacopo, perché no. Anzi, alla Priscilla e Jacopo, perché qua però, diploma degli elementari qua, sì, esatto. Spiega in termini, non so, è come dire, grande.
quando vuoi dire vado negli Stati Uniti dicendo vado in America, quando per America generalmente si può intendere anche tutto il continente, invece tu prendi una parte del continente. È un esempio nel quotidiano, però, per aiutare il quotidiano, gli ascoltatori, anche noi, a capire. Ecco, è stato un piacere. A casa ho appeso un Picasso. Ok, quando, ovviamente, cioè, non puoi appendere tutte le opere di Picasso, ma hai un solo quadro di Picasso. Certo, fantastico, è certo. Un piacere davvero cerebrale ascoltare Jacopo. Sentite quale spessore, quale, quale cultura e quale non spessore siamo noi, nonostante il mio fisico che è due messi insieme molto più intelligenti e colti di me. Certo. Beh, Jacopo è una grande persona che conosco personalmente, poi mi sembra di essere tipo Cattarella del grande, alto, 1,72 m. Esatto. Prisci, tu cosa ne pensi? Dacci una tua prima, ti chiamo in causa subito. È carina la cosa, stuzzica la corteccia cerebrale che è in noi la cosa. Allora, in chat si sta diciamo un po', c'è un po' di larità, nel senso, perché Clara dice Jacopo parla semplice, Federico ride, e quindi io mi aggiungo alla chat nella mia ignoranza. È sempre bello sentire persone colte per noi ignoranti. Esatto. Erudisti. Va bene, allora andiamo nel vivo del succo del discorso, nel senso ora pratico. Mi impegno per la grazie, sei per tutti noi. E andiamo ad ascoltarci un brano. Sì, un brano perché ex abrupto. Sì. Ex abrupto. Ora mi impegno a parlare semplice. Ex abrupto, che sono brutto, sì, lo sapevo. No. Ex, fate, non sono ex, ma gli ascoltatori, fate un applauso a Gian. No, grazie. No, dicevo, ascoltiamoci un brano, perché dovete sapere, sono usciti proprio da un mese neanche, qualche settimana, un mesetto circa, poco meno, con un loro lavoro, il loro lavoro che si chiama, Jacopo, Rovesciare gli idoli, che è veramente eccezionale come titolo. E adesso vi faccio comprensibile, l'ha scelto Nietzsche, ecco, sempre perché ragazzi, poi noi andiamo di là a farci una birra, io sono astemio, però voi bevete, non c'è problema. E avete magari un brano che possiamo, che volete voi magari non solo consigliare, ma con cui volete partire, sì. Vorreste partire, che lo diciamo a Saius, che intanto lo carica in due secondi. Saius è un grande, cosa di quelli io faccio scegliere loro. Certo. Io direi Musa, sì, se anche Claudio è d'accordo. Sì. Okay. Perché è diciamo nostro singolo, quello più rappresentativo forse. Ok, Marco e Claudio sono d'accordo, Jacopo anche. Le metonimie con Musa su Radio Science. Io immagino che il grande Science dietro la coltre di fumo del vetro della regia è già pronto, vero Science? Io lo so che tu sei un grande, e dirà la sua famosa frase: partito! Vuoi, partito! Le metonimie su radioscience.it con Musa. We'll be right back.
e bentornati su radiosaiuz.it. Avete appena ascoltato le metonimie, spero di averlo detto bene, con Musa. Voi prima avete detto, avete citato un sacco di nomi, tipo le luci della centrale elettrica, inimicandovi tutto il mondo. No, Jacopo, cioè, io mi ne tiro fuori. No, ma comunque io vorrei dire che sono gruppi che apprezzo, sia per i testi che per la musica, eccetera. Però penso sia giunto il momento che magari per i nomi... qualcosa di più sintetico, non dico più semplice, ma più sintetico. Che poi metonimi è molto più semplice. Articolo, parola, zac, vai Prisci, scusa. Che... sì, prego, scusa. Poi si sono dimicati per i nomi, non per la musica, non si è azzardato a giudicare, certo. Anzi... No, li apprezzo. Vorrei sapere, appunto, visto che siete qua stasera, non ricordo se prima ne abbiamo accennato, ma credo di no, se avete appunto fatto un disco magari. Domandona. L'abbiamo detto poco fa che loro sono qui appunto perché sono usciti poco meno di un mesetto fa, poco meno, con questo nuovo EP. Yes. Allora, parliamo di questo, visto che Priscilla, appunto, siamo tornati in argomento, e di questo lavoro. Allora, da dove nasce? E soprattutto mi pare che siano 5 brani, da quello che ho ascoltato. Sono 5 brani, quindi, sì. Esatto. E io ho anche saputo, insomma, che è stata travagliata, come un uccellino mi ha detto, che sono stati mesi e settimane travagliati per giungere a questo, che è uno dei lavori che abbiamo appunto appena sentito. Sì. È stata data la colpa a me di questa cosa. Ah, beh, no, è vero. Ah, tra l'altro, questa scena non sono al completo. Ecco, dimenticavo. Salutiamo Marco, uno dei colpevoli. Ciao Marco, se ci vedi, se ti senti, ti vogliamo bene. Esatto, torna presto. Dobbiamo sentiamo la tua mancanza. Ciao Marco. Amici, come farebbe Fiorello. Grande anche lui, bella trasmissione quella di quella Fiore, sì, è eccezionale. Però noi siamo su Radio Science ai due compari. Com'è stato appunto? Perché so che era stato un po' travagliato. È stato un po' travagliato perché in verità gran parte delle canzoni le avevamo già scritte ed erano già pronte in forma definita a fine della primavera scorsa. Sì. E poi appunto è stato un momento piuttosto lungo necessario per trovare i fondi necessari a registrare, quindi abbiamo suonato per tutta l'estate un po' in giro per raccogliere un po' di per monetizzare la testa e comuni mortali avremmo per far cassa, non so. Anche perché agganciandomi al discorso tuo e poi ti lascio proseguire, certo. È il solito discorso anche Priscilla e Saius che diciamo sempre che è inutile che facciamo tanti bei discorsi ma ci vuole la pecunia. Sì, è brutto da dire, per cui anche le idee artistiche di essere concretizzate così. Quindi dicevi, ma giro di concerti. Giro di concerti, siamo stati molto contenti perché comunque siamo riusciti a ripagarci completamente le registrazioni. Bravi. E siccome d'estate è sempre un po' un periodo in cui, almeno per alcuni di noi c'è un maggior impegno dal punto di vista lavorativo piuttosto che di altro, abbiamo deciso di rimandare alla fine dell'estate, inizio dell'autunno. E così di fatti è stato. Ma che comunque con il senno di poi direi che è stata anche una saggia decisione nel senso che ad esempio canzoni come Dill, che significa disagio interno lordo, è una cosa bella, come è stata divertente, geniale. È stato l'ultimo testo che ho scritto e penso di averlo scritto a fine agosto, settembre, e l'idea iniziale nostra, appunto, avendo già 5 brani pronti in primavera, pensavamo di entrare in studio a luglio. Sì, ricordo. Esatto. Sì. E poi invece non è successo, ma sono contento sia andata così, perché altrimenti in questo momento non avremmo Dill nell'EP, esatto. Magari qualche altra canzone, esatto. Che meno magari efficace, esatto, no? Magari meno messa a punto. Ne abbiamo testate live, anche le altre che abbiamo in cantiere, ne abbiamo una decina ormai. Bene. E
pronte per un nuovo lavoro. Pronto per un nuovo lavoro, sì, per un album pubblicare, sì, secondo me. Esatto. E per perfezionare o magari anche un po', insomma. Esatto, quello. Sì. Quindi andando con più brani anche in produzione. Se possiamo fare un brevissimo... Vuoi fare quella una chiacchierata tra amici, no? Volevamo ringraziare i tecnici che ci hanno assistito, lo studio che ci ha ospitato. Certo. Il Teatro delle Voci a Treviso. Sì. Ciao ragazzi, veramente. Sì, ci stanno ascoltando. Davide, ciao, Alex, ciao. Davide e Alex ci hanno veramente stati i nostri angeli custodi, perché siamo stati in studio per una giornata intera e loro ci hanno sopportato fino a mezzanotte quando ormai non ce la facevano più. Sopportato e supportato. E supportato, sono stati veramente grandiosi. Sopportato. Soprattutto con la O, sì, perché ricordiamo il lavoro dei tecnici è sempre molto importante, come dico sempre, come anche quello artistico è faticoso, sì. Sì, per gli, per gli artisti tra virgolette, che suonano, ci si diverte anche. Grande, però i tecnici che stanno lì a registrare magari canzoni che non conoscono, eccetera, cioè molto più. E quindi li salutiamo e ringraziamo. Tra l'altro, ricordiamo che se non ci stessero ascoltando, non dovessero essere in diretta adesso, che tra l'altro sono le 22:30, quindi ora mandiamo un altro dei vostri brani, e preparate a pensare quale. Questa puntata, come tutte le puntate dei due compari, questa trasmissione, ma di tutte le altre trasmissioni che vanno in diretta live su Radio Science, sarà disponibile anche per voi su YouTube e naturalmente soprattutto nel sito di www.radiosite.it, quindi potrete scaricarvela, potrete farla vedere ai vostri amici, magari anche, perché no, citare di nuovo anche lo studio di Treviso che avete detto prima, che naturalmente vi sono stati di grosso aiuto, so che vi hanno seguito ed è un'esperienza anche unica, come fanno i professionisti, no? Che stanno giorni interi. Ci siamo sentiti a casa, bello, no? Perché comunque vabbè, li abbiamo conosciuti qualche settimana prima, ovviamente avendoli contattati, essendo andati lì di persona per vedere come fosse lo studio, eccetera. Però quando passi 8 ore in una stretta giornata, si fa amicizia subito e si crea un clima da famiglia, come dico io, che ci sta, perché fa parte un po' come nei vari settori, cinema quando fa il film, teatro la compagnia, il gruppo musicale la band, con i tecnici si crea un clima che è anche un peccato poi quando perché ti lascia un po', ti riempie tanto, ti dà tanto, poi ti toglie il momento in cui finisce. Allora, cosa volete che ascoltiamo ragazzi adesso? Così grande saluto a Jacopo e noi ci mettiamo in disparte. Magari la prima che abbiamo pubblicato. Quindi la prima per Saius, così intanto abbiamo pubblicato online, che si intitola Figli degli Impulsi. Che tra l'altro la domanda che vi farò poi dalla chat, vedo anche intanto saluto Federico, ringrazio per gli applausi che ci manda, e l'anonimo che ci scrive: attenti a non inimicarvi Priscilla, che sarà esatto, che volevo dire, come l'altra volta nell'altra puntata, immagino che sarà Federico che, riconnettendosi con la chat, naturalmente siamo inimicati, in particolare qualche fan di un gruppo specifico. Anzi, se avete i vostri fan tra quelli citati, li salutiamo. Li salutiamo. Anzi, li invitiamo a venire a scrivere. Beh, insomma, salutiamo anche tutte le band che abbiamo citato prima, di cui abbiamo ovviamente la Centrale Elettrica, il Teatro degli Orrori. E qui siamo seguaci a nostra volta, siamo fan. Quindi... Poco tempo fa ho avuto anche l'occasione di conoscere Pierpaolo Capovilla, cantante del teatro. Quindi è stata una bella cosa. Sì. E poi ci racconteranno del concerto che hanno fatto sabato scorso, l'altro ieri, con enormi successi e adrenalinica. È stata serata pazzesca. Infatti, caro Saius, immagino che tu abbia già caricato pronto per andare in onda. So che sei eccezionale alla regia e ci andiamo ad ascoltare allora Figli degli Impulsi su radiosaius.it con i due compari. Partito! Oi! We'll be right back.
desolata. Ascolto alla ragione, scolati un drink e sarai più disinvolto, che alla fine se ci pensi chi fa l'ingenuo non ha torto. Siamo tutti figli degli impulsi ruenti, ci buttiamo a capofitto in situazioni travolgenti e riusciamo con ferite che nessuno sa curare, ma accettando l'errore non si può che migliorare. Di nuovo in diretta alle 22:37 minuti primi con le metronimie qui dallo studio 2 di Radio Science, il vostro Gianluca che vi sta parlando vi dà un calorosissimo ben ritrovati. E allora con Jacopo, Marco e Carlo scherzo, e Claudio per Carlo Quinto da Treviso, e Claudio perché è bello, io mi diverto con i nomi, e siamo qui appunto a presentare questo nuovo EP con cui sono usciti un mesetto fa. Stavamo parlando anche del nome, è molto interessante, i ragazzi sono veramente carini e di uno spessore culturale non da poco, e adesso dopo aver ascoltato un paio di brani loro noi, carini, cioè, che senso? Carini nel senso delle persone a posto, per bene, a modo allora, esatto, grazie se era un altro modo, no? E naturalmente noi comuni mortali di bassa lega non riusciamo a stare dietro alla cultura di Jacopo. No, a parte le battute, ora Jacopo ci faranno ascoltare la cosa bella, arriviamo nel clou, nel pezzo vivo, ci faranno ascoltare qualcosa dal vivo in acustico, suonato e cantato da loro. Ovviamente, come dicevamo, per chi si è collegato adesso, la sta guardando in questo momento anche per la replica, ci manca purtroppo l'altro Carlo, Marco, che è il bassista che salutiamo, però diciamo con le chitarre, e naturalmente la batteria manca pure, ma ci accompagna. C'è l'ovetto, ascoltiamo questo brano. Cosa volete farci ascoltare, ragazzi? Vi facciamo ascoltare Fenomeni Paranormali. Bene, Fenomeni Paranormali, le metonimie, ci racconterete anche, per i fan che vi stanno ascoltando, come nascono le canzoni e come mai Fenomeni Paranormali. Ma noi prima ci ascoltiamo la canzone, io mi eclisso qua dietro e lascio lo spazio a voi su Radio Science. Ok. Thank you.
pianificare un'evasione, il rumore si fa intenso e io perdo il controllo mentre tu mi afferri il polso cercando il mio sostegno. Sto godendo troppo, ne facciamo un'altra questa qua come i bambini. Bravi, bravi, bravi ragazzi, bravi, bellissimo. La musica dal vivo in acustico è sempre bella, e qui per me, poi che sono in studio, me la godo ancora di più. Spero che a voi, cari amici, sia arrivato, nonostante la web TV e quindi il segnale della rete, questa bella energia e questo bello sound. Vi dirai tu, Saius e Priscilla, come vi giunge a voi e quali sono magari così le reazioni anche della rete, della chat. Ma ci sono delle reazioni, se mi ascoltate, sì, cerco di darvele. Anzi, grazie, Ania, Saius. Ania, aspetta, vedo giusto il nome perché non leggo. Ania Lulca. Sono cieco stasera. Ha scritto Gian e poi ha messo un faccino con, mi sembra, un bacio, ok? Un bacio. Poi via sms è arrivato, sto facendo vedere vostro... ragazzi, la chat del sito. Claudio mi ricorda Carlo VIII. Ci ho messo la foto. Poi Marco via sms, il vostro amico Marco scrive complimenti alle metonimie e un saluto al grande Gian e al mitico Jacopo, dal vostro amico Marco. Grazie Marco. Grazie Marco. Grazie Marco, un caloroso saluto e ringraziamento a te. E Saius, c'era altro che volevi aggiungere o torniamo qui ragazzi? No, qui, mi dispiace perché... soltanto Andrea. No, volevo chiedere anche... scusa ai nostri ascoltatori perché purtroppo il problema del collegamento della rete stasera, ogni tanto c'è stato un salto, quindi ma lì purtroppo è la rete che abbiamo in Italia, fanno schifo e quindi ce lo dobbiamo tenere. Esatto. Questo perché Saius senza parole si deve scappare. E noi ci limitiamo anche. E allora io li farei suonare ancora, però ovviamente non è che siamo live qui in concerto, però è sempre un piacere ascoltare le band che suonano qui. E dicevamo allora prima, come nascono, ad esempio, come anche queste canzoni che abbiamo ascoltato, anche Musa che l'abbiamo sentita per prima, naturalmente registrata, poi abbiamo sentito la seconda che abbiamo mandato in onda che era Figlia dell'Impulso, esatto, e questa è in acustico. Poi Musa preannunciamo che la riascolteremo suonata da loro qua, quindi chi si è visto la puntata se la guarderà, se l'ha sentita live qui, ma anche se va a ritroso poi se la va a ascoltare com'era da studio. Certo. Come nascono le canzoni? Da chi parte l'idea? Perché poi sapete che ognuno ha il proprio stile, chi dalla musica, chi dalla canzone, chi dallo spartito testo, certo, e tutte le strade vanno bene, ovvio. E nella fattispecie queste canzoni che abbiamo sentito di cosa parlano? E perché l'idea poi si è sviluppata in quel senso? Cioè, allora, fenomeni paranormali
in sintesi, perché un linguaggio terra terra è difficile spiegare di cosa parli. Io posso dire com'è partita l'idea. Allora, l'idea di fenomeni paranormali è partita una sera in cui ero sul divano a guardare D-Max. Non voglio fare pubblicità anzi, se non vi sta piacendo questa trasmissione, andate a vedere su canale 52 D-Max. Che io avrei voluto vedere un programma d'auto dove acquistano auto usate, sì, li sistemano, eccetera. Invece c'era un programma di pseudo cacciatori di fantasmi conosciamo, sì, sì, che cioè, trovo per non fare pubblicità alle altre reti, giusto, Jacopo? Esatto, spazio marchette agli altri, sì, ma conosciamo tutti, no, sì, ma che trovo assolutamente ridicolo per i miei gusti. E quindi ho deciso di parlare, insomma, nel ritornello di fenomeni paranormali, che i fenomeni paranormali sono oggi parodiati, e chi ci crede più, cioè, io non ci credo personalmente. Però nelle strofe si parla d'altro, si parla di cosa? È un incontro, tra anime, mettiamola così, no? È un incontro tra due ragazzi che sono interrotti da questi fenomeni paranormali. Che sono in un momento di intimità interrotti, quella era l'idea. Ok. E poi però volevo andare pesante sul ritornello. E infatti la strofa del ritornello dice che i fenomeni paranormali sono oggi parodiati e tu paghi per vederli sui palchi dei teatri. Che è l'idea, infatti sui palchi dei teatri mi piace, perché in effetti Tu sei un attore, vabbè, anche per quello, però perché ti dà l'idea proprio della vetrina, come vengono anche esposti, certo, quello che dicevi. Invece Musa, che è la prima che abbiamo ascoltato e poi ascolteremo in acustico tra un po'. Musa semplicemente parla di una storia che finisce, e di quanto ci si sta male, tutte le conseguenze, eccetera. Però è una canzone cioè non è così nichilista come potrebbe sembrare, nel senso nichilista. Adesso spieghiamo nichilismo delle masse. Era una puntata di cultura questa, di concetto. In verità, cioè è come una canzone con la quale volevo dire mettermi nell'ottica di una persona che sta male per una relazione finita, in un momento in cui dice ok, quel che è passato, quel che è stato, eccetera, però da quel momento trova la forza, e magari nella musica trova la forza per andare oltre e migliorarsi anche. Ricordiamo che musica deriva dalla parola greca. Esatto. Musa, esatto, infatti. Cioè, adesso hai riacquistato punti e livello aulico. Ma loro sono molto più intelligenti. Sì. Io faccio finta di esserlo e non lo so. E riesce bene. E infatti stiamo un po' giocando, scherzando con Jacopo, come dicevamo prima. Dai, ci divertiamo un po' a essere ironici. Ma no, Jacopo, non prenderlo in giro. Anzi, autoprendendoci in giro noi. Però è sempre un piacere. E invece l'altra canzone che abbiamo ascoltato poco fa, che era la seconda che abbiamo ascoltato, Figli degli impulsi. Anche quello era lì invece il concetto, perché Figli degli impulsi anche. Vai, puoi chiederlo a loro, perché posso? Certo. Grazie. Certo. Allora, diciamo, piccolo cappello introduttivo, alle canzoni solitamente vengono da Giacomo, promanano da Giacomo, nel senso che lo scrittore è lui tira fuori i testi. Quindi rispondiamo anche alla domanda che vi facevo, che è anche quello che ci facevano dalla chat. Anzi, nella chat più precisamente ci si dicevano: da dove prendete ispirazione? Quindi l'ispirazione è un po' quella di Jacopo, è una sorta di ispirazione poetica. Magari, che... Da che gruppi trae da che gruppi, esatto, sì. E dopo, da quella che è la matrice che Jacopo ci dà di melodia e di testo, noi aggiungiamo le nostre parti e cerchiamo di creare una canzone, un sound che sia omogeneo e anche bello da sentire, e che rifletta l'idea un po' di tutti. Quindi Jacopo arriva, vi porta l'idea, che la mette lì e poi dietro a suonare, naturalmente.
sì, come modo comune di condividere, sì, nascono dall'idea di, con la mia, sì, chitarra acustica, con, sì, il foglietto davanti, sì, dove scrivi, sì, i testi, i gli giri, accordi, il riff di chitarra principale che magari voglio mettere, calamaio, la penna, non in non nella mia penna, non nella mia cameretta, tutti, le canzoni nascono nella mia cameretta sul letto suonando la chitarra acustica. No, io suono in cucina e compongo proprio seduto, sì, e magno e compongo seduto sui fornelli, stavo dicendo, perché quindi Jacopo, esatto, un po' anomalo, però devo dire di grande spessore e naturalmente anche non banale. Toilette. Ecco, quello è un altro angolo di ispirazione. È sempre catartico. È molto catartico, è una catarsi. È una catarsi. Esatto, anche in Veneto. Lo possiamo fare come battuta. E, cari amici, sono le 22:50. Gian, ci sei? Sì. Ci sei o ci fai, Gian? No, tutte e due, un po' ci allora, sono, allora, e spesso anche ci, no, faccio. Allora, via SMS, sì, un saluto, sì, caloroso a Carlo, i tuoi fan Gigi e Nico. Wow, ciao Gigi e Nico. Salutiamo... che abbiamo visto prima di partire, dai, allora un caloroso saluto ai fan Gigi e Nico. Carlo, che lo vediamo lì un po' in disparte e che non lo stiamo chiamando molto in causa, a parte le battute quando sbaglio i nomi, che non erano tanto battute, ma perché mi perdo io veramente pure fare il cammino, è una cosa comune. Sì, Carlo, giustamente lui mi ha chiesto di non di lasciare parlare loro, cioè Jacopo e Marco, e di non coinvolgerlo più di tanto, comunque lasciarlo tranquillo, ma naturalmente se vuole dire qualcosa, cari amici, come faremo, può sempre dircelo, naturalmente io non insisto. Amici di Carlo, se vuoi aggiungere una dichiarazione, parla al popolo, parla web, Hampton, sì, Court, alla nazione. Ma che okay. Se ti va di dirci qualcosa, Carlo, tu intervieni pure. Sì, sì. So che tu mi hai chiesto, lasciami tranquillo, anzi non voleva neanche venire nell'inquadratura. Ho detto, ma no Carlo, dai, sei qui, sei il batterista, ma perché è timido, esatto, si scatena solo dietro le pelle, sì, esatto, d'altronde ognuno si scatena in base alla propria, certo, arte, anche c'è chi non lo so, adesso non mi viene niente. Le 22... chiarissimo, sì, stavo dicendo 22:51, è tardissimo perché siamo partiti con qualche minuto di ritardo, lo recuperiamo, non è quello, però sempre intorno alle 11, dopo un'oretta comunque tendiamo a chiudere, anche per non essere lunghi come facevamo in passato. Gli amici che ci seguono storicamente sanno che alcune puntate andavano avanti fino alle 11:30, mezzanotte. Ma noi ormai ci sentiamo di casa, esatto, e infatti è un piacere, quindi direi andiamo ad ascoltarci ancora un'altra canzone, un'altra musica. Ci ascoltiamo una canzone registrata e ritorniamo, sì, e ascoltiamo live in acustico, cari amici, per voi di Radio Science e per i fan delle metonimie. Ci ascoltiamo Muse, che abbiamo ascoltato prima, e se ci fanno Musa? Anche una sorpresa, Musa, sì, non Muse, scusa, ho sbagliato, pensavo ai Muse, vedi, non so perché, non so come mai, o i Puddle of Mud, che glielo rispondete perché me li sono ascoltati, quei gruppi un po' così che ti fanno, sì, sì, godere dell'hard rock, un tornare po', un po' ignorante, sì, noi, esatto. E cosa vi va di farci ascoltare allora? Cosa suggeriamo a Cyrus, che è intanto carica dalla regia? Cieli neri, la canzone introduttiva, che bella carica. Ok, cieli neri, caro Cyrus, immagino che tu sei pronto. Dacci un cenno da dietro al fumo. Pubblicità regresso, non progresso, con Cyrus. Cari amici, non fumate, non bevete, sennò vi riducete. Questa è una storica battuta che facevamo con lui. Non è partito il microfono, non è la vostra linea di casa. Che partito, ma... siamo gli ospiti migliori per mandare questo tipo di messaggio. Benissimo. Ecco, sento che mi ha dato cenni di vita, quindi sicuramente è pronto. Io sono pronto. Cieli neri delle metonimi su radioscience.it. A tra poco per il rush finale. E vai più veloce della luce. Se lui non fa così non è contento, ma lo dobbiamo tenere. Stormi da ironi, da vicino sembrano
stesso giro abituale. Penso e ripenso se può esserci futuro in un mondo devastato dalla mano del nemico. Cerco di raggiungere i frammenti a me vicini, ma perché non mi convinco che il mondo sia sparato? Bentornati su www.radiosaiuz.it. Come potete immaginare, sono Priscilla e non Gian. Qua parte l'applauso spontaneo proprio. Però Priscilla, potente tra noi, tanto richiesta qui dai ragazzi. Vai Priscilla. Scusate, ma sto ridendo perché è arrivata una domanda in chat dalla Clara. Vedo. Clara, mi hai fatto morire da ridere perché ha scritto quel signore è Mark Knopfler. Sono un po' di manifesti tra le mie band e i miei spettacoli, ma quello è Mark Knopfler. Sì, è il nostro turnista. È il nostro turnista, è quello che cambia le chitarre. Sì, è un po' scarso, quindi sì, non lo facciamo suonare. Esatto, no. Lo mettiamo dietro col fonico a bighellonare. No, tanto di rispetto. Anche certo. Sì, grandi, però bella questa cosa. Mi pare che dalla chat si stanno scatenando un po'. Allora salutiamo anche i fan, Prisci. E esatto. Mi ricordavi nel fuori onda, grazie Prisci, scusa se ti interrompo, riprendo la parola, che non abbiamo ancora detto praticamente di dire i vostri contatti, per chi vi vuole contattare, magari anche per farli venire a suonare nei vostri locali o per venirli a vedere. Sì, quindi allora, pagina di Facebook, sì, è diciamo la nostra anima social più sentita, che la Priscilla gentilmente vi ha postato nella nostra chat. Esatto. Lo poi c'è il link a SoundCloud dove abbiamo uploadato e sono disponibili gratuitamente tutte le tracce del nostro EP. Quindi chiunque può scaricarle. E la nostra sfera social finisce qui. I nostri numeri cellulari e gli diamo quello di Claudio. Esatto. Il mondo di Claudio, come diciamo prima, parla giusto. Carlo. Cavolo, basta. O Enrico Ottavo. Come diciamo, anche scusa, Carlo, basta, tu mi devi licenziare. Non ci pensa Saius, ma poi chiamo i sindacati. E quindi mi raccomando, su Facebook le metonimie. Poi anche naturalmente per quanto riguarda SoundCloud per scaricare i brani che poi li potete ascoltare sulla pagina. E naturalmente avete anche qualche email, vabbè che basta già Facebook se vi vogliono contattare con i messaggi. Vedo la faccia molto. Ok, parliamo invece delle prossime date, se ne avete, ma soprattutto di quella che c'è stata l'altra sera. Esatto. Io non mi ricordo le date specifiche. So che ce le abbiamo. Andatevele a vedere. No, prego. 3 febbraio a Diego Armando a Ballata di Riese Pio X. In provincia di Treviso, quindi per gli amici della provincia di Treviso, limitrofe nonché Veneto. Al Diego Armando, che conosco appunto, è anche un bel locale, qui a Vallà di Riese, 3 febbraio, quindi sì, mi raccomando, per 2017, quindi abbiamo già date per l'anno nuovo, casomai le nuove le leggeranno. Certo, sì, verrà aggiornata la nostra pagina. Esattamente, quindi dicevamo, parliamo del concerto che c'è stato sabato scorso. Concertone. Che so che l'adrenalinica serata scorre nel sangue, sì, certo. Qualcuno scriveva che c'è chi beve, che bevendo si esaltano, si grazie, invece voi suonando. Immagino che è stato anche sì, vedendo quanto il pubblico partecipava, sì. È stata veramente una
una cosa fantastica vedere i nostri amici divertirsi così tanto. Esatto. Sì, ci sono state delle canzoni che ha veramente cantato solo il pubblico, a noi bastava solo suonare ed è stato veramente, poi per me personalmente sì, fatto... Citiamo anche che per la prima volta nella storia della musica è stata fatta una dedica via telefono a Matteo, che tra l'altro prima ha scritto, ci sta seguendo in questo momento, quindi ciao Matteo, grande Matteo, salutiamo Matteo, grazie per ascoltarci. E quindi è stata veramente, quindi voi in diretta durante il concerto abbiamo chiamato Matteo. Ascolta qua, sì. Un po' alla, come in Ritorno al Futuro, come faceva, sì, cioè, un po' esatto, senti qua che ti dai qualche bellissima sta cosa, e quindi immagino anche una soddisfazione immensa. Certo. Ed eravate, non per fare pubblicità anche per il locale, al Britannia di Fossalunga di Medelago, in provincia di Treviso, sempre. Yes. Ricordiamo che voi siete una band in provincia di Treviso, certo. E quindi ovviamente poi nel territorio anche un po' veneto, comunque girate e non solo. Mm-hmm. E quindi questo concerto è stato un po' la prova del 9, diciamo, perché, sì, perché per era la un prima pezzo volta che non suonavate voi. È un pezzo che non suonavamo quest'estate, sì, ovvio. Sì, abbiamo... però quei nuovi brani, abbiamo presentato tutti e 9, sì, i nuovi brani che hanno, sì, una forma definitiva. Ce ne sono, esatto, alcuni che ancora sono da sistemare, però fondamentalmente, sì, è la prima volta che ne proponevamo così tanti nostri, sì, in un concerto, ed è stata, mm-hmm, una bella, sì, diciamo che è stato lo show per eccellenza. No, il primo concerto che abbiamo fatto dalla realizzazione dell'EP, e quindi, sì, è stato un modo ufficiale per presentare live, sì, certo, l'EP, e poi anche per testare dal vivo certe canzoni, sì, che abbiamo già, perché prima avevamo anche, sì, un altro nome, ci chiamavamo, esatto, in modo diverso. Ricordiamo che infatti la band ha cambiato nome. E questo che io non me lo ricordo il nome prima, scusami. Mother Lovers. Ah, sì, è vero, adesso me lo ricordo, sì. Che lo lasciamo lì, lasciamo lì per chi non sa l'inglese come Saiuz, ma che può arrivare, lo lasciamo lì. È la seconda volta che ci chiedono. Sì. Ah, sì, scusa. Rispondiamo. Sì, rispondiamo alla Clara, che cattivi. Salutiamo, grazie Clara. Ciao Clara. Ciao. Ciao. E anche, ciao, Marco, grazie ancora, e Federico. Clara ci chiede, dopo la battuta che ha fatto straripare di risate la Priscilla, ci chiede se avete mai pensato di partecipare a qualche concorso, ma immagino qualche contest, sì, come si direbbe, sì, anche in, sì, gergo tecnico. Io avrei voluto un sacco partecipare al concorso che temo di non ci sia più, perché non lo vedo più in TV. Non è... No, è la corrida. Ok, la corrida non è molto più appropriata. O tu sì che vale su Italia's Got Talent. No, proprio la corrida, okay, secondo me. Ah, dai, proprio di altri generi. Che cavolo, noi ci andiamo dietro. Perché poi lui c'è intellettualissimerrimo, sì, e poi amici della corrida, sì, nell'arena della corrida. Quello, sì, vogliamo bene, assolutamente no. Con tutto rispetto. Esatto. E quindi diciamo, ovvio, che queste anche locali ce ne sono un po' di più. Sì, forse più verso l'estate. No, comunque, seriamente, sì, parlando, no, non abbiamo mai pensato di partecipare, no. A concorsi, sì, sì, nel senso, concorsi per band emergenti, eccetera, sì, ad un talent. Certo, perché sono due cose, ricordiamo, completamente diverso. Mm-hmm. Eh sì, allora, caro Saius, io direi che sono le 23 e 3 minuti prima e anche dopo, e 3 minuti dopo primi. Cosa fai? Ed è non lo sappiamo, però sicuramente quei ragazzi sarebbe bello proseguire ancora a lungo. Gli concediamo qualche altro minuto, un'altra decina di minuti, certo, tu sai, certo, so che ci concedi, anche perché insomma la serata è piacevole e i ragazzi sono carini e molto soprattutto belli. E se le ragazze looking for someone, e quindi andiamo avanti qualche, anche perché non solo per i 5 minuti siamo partiti in ritardo, ma soprattutto perché ci suoneranno un altro pezzo dal vivo, che è una cosa davvero strepitosa. Oltre a parlare, ascoltiamo, sappiamo anche, Musa, che era la prima canzone che abbiamo ascoltato. Poi, per chiudere, di solito, mm-hmm, noi lasciamo che la trasmissione chiuda non con una sigla nostra come in apertura, ma con la canzone della band che voi volete scegliere. Se volete già dire a Jacopo buongiorno, a Saius, ormai Saius lo chiamo Jacopo, a Saius, quale, con quale canzone volete chiudere, lui intanto se la carica. Andiamo con anche se disagio, interno lordo. Dill, con un pill, ma Dill, disagio Dill, interno lordo, che esatto, mi piace, ma questo di dove è di punto i punto l punto. Esatto. Yes, ma, yes. Bravo Saius, guarda con quanto largo anticipo di una dozzina di minuti te l'abbiamo detto questo brano.
che con cui chiuderemo la puntata. E allora adesso, cari è amici, Dill, come si chiama il brano? Dill. È Dill come si chiama il brano. Non possiamo raccontare la storia vera di Dill. È nata da un'idea. Io mi ricordo benissimo quel giorno, quel pomeriggio, era un sabato pomeriggio come al solito quando ci troviamo a prove a suonare in via Munaron nella seconda magione della famiglia Renosto. Giusto, è una bella magione. E in una delle pause io stavo pensando al prodotto interno lordo per non so quale motivo, e mi è venuto da sostituire prodotto con disagio, perché c'era nell'aria del disagio. Allora ho detto, magari la società si porta dietro. Non c'è, quindi si sentiva. Prima, sì. Che poi è anche bella questa cosa, e Saius sarà anche d'accordo, sicuramente, conoscendolo, perché dà veramente l'idea del disagio che viviamo oggigiorno, ma in ogni epoca, ogni stagione. Ed è bella questo deal, che è riconducibile al PIL, perché a volte esatto, il PIL non è una vera ricchezza, no, come diciamo, ma è, sì. Al di là delle idee politiche che ognuno possa avere, che non è vero, assolutamente, che rappresenta il grado, no, di ricchezza. Ma a volte rappresenta anche il grado di disagio. Esatto, adesso ci vado a giocare sopra, perché non è detto che se aumenta il PIL tu stai meglio. Esatto. È solo una produzione, a volte anche fittizia, per cui sono numeri. Però sono numeri, esatto, esatto, e non qualità. E allora questo qui era il brano che ci andiamo ad ascoltare in chiusura della quello che ci ascoltiamo adesso è Musa. Vi lascio con le chitarre, caro Jacopo, che è il brano che abbiamo ascoltato all'inizio, che ricordiamo, come ci diceva Jacopo, racconta di del disagio, questa volta dico io, che si prova del malessere quando finisce una storia. Sì, ma anche dalla rinascita che si può... Esatto, quindi ascoltiamo bene il testo, se prima ce lo siamo persi. Esatto. Io mi eclisso come l'uomo dietro le quinte. E la dedichiamo a tutto il pubblico di Radio Saiuz, a tutte le persone che sono venute sabato al concerto, che sono divertite con noi. E che hanno cantato Squarciagola. Esatto, a Matteo, che ha ricevuto tante di quelle dediche che ormai, non so, potrebbe anche... Alla gente che ci ha fatto suonare un'ora in più del previsto. Sì, quasi un'ora e mezza di concerto. Complimenti. Quindi grazie a tutti. Sì, bravi. Grazie per l'opportunità di essere qui. Grazie a voi che apprezzate, ci fa piacere che ci ringraziate. Ok. E questo è Musa. 1, 2, 3, 4. Fotografia, un tatuaggio mio, ricorda il nome tuo, lo cancellerò perché mi rende debole. Oh convincimi che c'è un posto dove rifugiarmi e piangere le lacrime, così cadranno su di te, renderanno fertile il tuo cuore e anime. 1, 2, 3, le lacrime così cadranno su di te, renderanno fertile il tuo cuore s'anime.
bellissimo. Bravi, bravi. Grazie, Jacopo, che mi ha fatto scena per me, perché sto partendo a rovinare il finale. Sono... Bravo, Bebe, ragazzi, veramente strepitoso ascoltarvi. Io vi chiederei anche un altro brano, ma purtroppo il tempo sta finendo e vi coglierei magari anche un po' in corner, perché non ve l'ho fatto, ve ne ho fatti proprio solo due, però so che voi lo fareste. Non so se Saiu ci concede magari qualche minuto finale, vi facciamo suonare ancora, se no chiudiamo comunque, perché sono già le 23 e 11 minuti primi. Cari amici, siete all'ascolto dell'ultima puntata della stagione di quest'anno 2016 dei Due Compari più Uno, con le metonimie ospiti di questa serata lunedì 12 dicembre 2016. Gianluca, che vi sta parlando, vi vorrebbe cominciare a salutare, perché sai, Prisci, com'è il discorso? Noi poi ci stiamo mezz'ora qua prima di... Esatto, per i saluti. Alla chat ci sono novità, Prisci? Oh, allora, Federico vi dice appunto che siete stati bravissimi e vi fa gli applausi virtuali. E vabbè, altri messaggi non sono arrivati, ma io mi aggiungo a quello che dice Federico. Penso che appunto, secondo me siete molto bravi, anche a suonare proprio dal vivo, mi siete piaciuti molto. Grazie. E complimenti per l'intonazione dei cori, perché non è semplice, per le armonizzazioni, quindi bravi. Ho apprezzato anch'io da qua. Tu non puoi immaginare Prisci dal vivo com'è, ovviamente. Nubabà. Esatto. È ancora più bello. E infatti io notavo, grazie Priscilla per lo spunto, mi sono piaciute le... Bravo. Lui sì che sa fare i cori. Io e Jacopo ci capiamo. Perché scusate un po' di spazio marchette, come direbbe il grande Luca, però io e Jacopo ci conosciamo da diversi anni per uno spettacolo in cui io facevo la regia di questo musical. Da lì poi è nata, dopo le prove di una serata di prove, ci siamo messi a schitarrare con Jacopo, ci siamo trovati bene, abbiamo detto un futuro magari facciamo qualcosa, ed è qui è nato lui e naturalmente il suo gruppo, che sono le metonimie. Ed è nata un po' l'idea di fare questo trio acustico con Marco, che salutiamo, anche lui Marco, no, troppi marchi. Non è più di moda il Marco, perché ormai c'è l'euro, vabbè, bevuta stupida, ah, ci sta. Lui è l'altro, onestissima, sì, okay. E abbiamo questo trio acustico, però le metonimie fa musica propria, invece col trio i Three People, le tre persone, così ci dovremmo chiamare, facciamo cover. E devo dire che con Jacopo è un piacere suonare, e lui fa gli assoli di solito dove si sbizzarrisce, dico sempre è meglio con noi che con gli assoli, perché ovviamente il genere è diverso, con voi è più uno stile che richiede, però mi sei piaciuto anche negli assoli. Grazie. Devo dire, belli di effetto, semplici, e nelle armonizzazioni dei cori fantastici. Marco è molto più bravo di me. infatti, devo dire che viene lui e sono con noi. No, ovviamente sono poi anch'io il mio gruppo, per cui non ve lo rubiamo, anzi, c'è proprio la priorità a voi. Che la nostra musica è molto anche pensata per la resa live. Certo, e quindi tendiamo a semplificare molte cose che potremmo fare. Certo. Invece diciamo, perché noi live veramente saltiamo, giriamo attorno al palco, e quindi non abbiamo neanche tempo di star lì a pensare, ma se sbaglio la nota del solo, sì, keep it simple, che vuol dire, sai, se mantieni di semplice, questa è la nostra filosofia base. Fantastico. Allora, io direi 23:14, grazie Saius per il tempo che ci hai concesso, sforando un po', e andiamo con i saluti finali. Prisci, se vogliamo cominciare a chiudere con Saius, parliamo un po' con Priscilla. Vedi Priscilla, io te lo dico sempre che gli ospiti vogliono te, non me. Il ciccione mancusone. Mancusonnen. E caro Saius, se ci concedi questi 5 minuti, io li farei suonare come ultimo brano e sfumerei con la canzone che hanno scelto prima, perché se voi ci state, ragazzi, volentierissimo, anche se non vi siete preparati, anche così come viene, tenerità, che non è nell'EP, che non è nell'EP, bello, quindi ci ascoltiamo un brano che, per cui, e dura poco. E tutti i brani poco. Naturalmente, e la faremo velocissimo, esatto. I brani delle metonimie, intanto loro si preparano, i brani delle metonimie saranno disponibili dopo la puntata anche nel palinsesto di Saius, quindi andando in onda come tutta la musica che va, musica bellissima, veramente, non perché siamo noi di Radio Saius, ma ogni tanto l'ascolto, anche io l'ho già ascoltata, ed è veramente musica di artisti liberi, indipendenti, che non vuol dire per forza di chissà chi idee o corrente o sconosciuti, anzi sono artisti da tutto il mondo che Saius scova e non hanno nulla da invidiare veramente alle canzoni e agli artisti famosi internazionali, perché sono veramente, e voi sarete inseriti. Ma abbiamo risposto a certe domande? No, mi pare che qualche domanda abbiamo persa, ma Priscilla ora, se ci dà una mano, magari
recuperarle. Sì, quella del... ci ispiriamo, mi sembra. Sì, sì, ce n'era una, chi vi ispirate. Sì, a chi vi ispirate come gruppi, sì, esatto. Bravo, Jacopo. Io... ci vuole Jacopo d'aiuto. Allora, io penso, cioè, io sono cresciuto con musica prettamente punk rock. Pane e punk rock. Quindi, alle medie, quando ho scoperto veramente... quando ho iniziato ad immergermi completamente nel mondo della musica, iniziare a suonare, ascoltavo i Clash, Sex Pistols, e poi tutto quello che c'era. I Green Day erano usciti con American Idiot, quindi punk rock americano. Ricordiamo che i ragazzi sono giovani, perché voi siete giovani. Però sono molto fan anche della, delle band inglesi fine anni 70 e 80, della new wave, i progenitori dell'indie rock come gli Smiths, i Joy Division, i Cure, magari i Cure, sì, esattamente, giusto per far nomi, i Sex Pistols nel mondo italiano. Di quelli che abbiamo citato non ci ispiriamo a nessuno, però li apprezziamo. Ecco, se sta il caso con i nomi hanno esordito inimicandosi le band, ora però dico come sound, sì, esatto. Cioè, ad esempio il Teatro degli Orrori che abbiamo citato prima, a me personalmente piacciono. Però penso che il nostro sound non sia assimilabile. No, ma proprio a livello di sound non è assimilabile al nostro. Penso siamo molto più paragonabili in certe canzoni, magari come Selli Neri, a band punk rock come Sum 41, sì, o anche gli Arctic Monkeys, eccetera. Quindi al mondo indie. Poi sì, grazie Prisci. Marco invece? Ma io fondamentalmente... non so da dove trago l'ispirazione da Jacopo, nel senso che poi io cerco di seguire quello che è il mood della canzone senza grosse sovrastrutture. Bella questa cosa. Sarebbe da fare la domanda, scusami, a Marco il bassista, l'altro che manca. Non c'è, non l'abbiamo nominato, l'abbiamo salutato, però Marco è molto fan di una band alternative rock italiana che sono i Ministri e che apprezziamo anche avere un solo nome e non cioè, articolo e parola. Li va a vedere ogni concerto. E invece? Io mi piacciono molto i Green Day, Blink, Oasis, Arctic Monkeys, Sex Pistols, Ramones. Diciamo che le influenze indie rock e punk rock ci sono, sono trasversali. Sì, esatto, assolutamente. Accomunano tutti e quattro. Diciamo, sì. Certo. Tutti e tre. E Marco anche, però più sull'italiano. Ciao Marco. Sì, esatto. Bene, 23:18 minuti. Siamo veramente come i vecchi tempi. Li lascio suonare questo brano live in acustico. Io abbandono la diciamo così lo studio 2 di Radio Saiuz. Naturalmente io volevo lasciare la parola a Saiuz, che questa sera l'ho sentito un po' silenzioso, non volevo lasciarlo nel suo cantuccio in un angolo, e ringraziare tutti gli ascoltatori che anche quest'anno ci hanno seguito, ringraziare te Priscilla che appunto hai continuato superando le mie assenze dovute per motivi vari, teatrali e dell'infortunio, dell'incidente grave che ho avuto, per cui grazie Prisci per aver continuato questa trasmissione da sola e col Saiuz, che sembrerebbe col Saiu, e un ringraziamento a tutti gli amici che ci ascoltano, a tutti i continenti, perché ricordiamo che va in onda dappertutto. Quindi ci vediamo l'anno prossimo. C'è la traduzione istantanea. C'è la traduzione istantanea anche in cinese. Cartello colombiano, che è una vecchia battuta mia di Luca con Saiuz, perché abbiamo degli ascoltatori della Colombia e ci domandiamo come mai, ma quello è Saiuz che fa degli accordi internazionali che noi non abbiamo ancora capito con i server dell'est e dell'ovest del mondo, ma Saiuz, le vie di Saiuz sono infinite. Lui è come un grande politico che aveva tanti network, e Saiuz nel suo piccolo assomiglia a questo politico, perché ormai è diventato un grande networkista di tutti gli effetti. Quindi grazie a Saiuz per il lavoro strepitoso che fa e per lo spazio che dà a tutti gli artisti, che anche quest'anno ha dato a parecchi artisti, e a Priscilla che ha seguito. Buonanotte a tutti e auguri da parte mia, naturalmente, di tutto lo staff di Radio Saiuz. Buon Natale, buon tutto e ci vediamo l'anno prossimo. Lascio la parola a Priscilla e poi io vi saluto sparendo da tutta la scena. Priscilla, grazie a tutti di Radio Saiuz. Ciao a tutti. Vediamo l'anno prossimo.
È stato un piacere anche per me, ovviamente, stare qui in trasmissione, passare questo bell'anno, anche se sono stata per la maggior parte del tempo, appunto, come ha detto Gian, da sola. E ci rivediamo il prossimo anno a partire dal 9 gennaio, se non sbaglio, ma comunque troverete poi tutte le informazioni sulla nostra pagina. Saluto Clara che ci ha seguito stasera, Federico e tutti quelli che ci hanno seguito anche su Facebook nella nostra diretta. Ricordiamo appunto di seguire le metonimie su Facebook e su SoundCloud e sostenete appunto la musica emergente, mi raccomando. E Saiuz, vuoi dire qualcosa prima di far suonare le metonimie? Certamente, ti ringrazio. Saluto le metonimie. Il brano delle metonimie dopo quello registrato. No, facciamo così, le metonimie. Io adesso li saluto loro perché mi sono piaciuti veramente questi ragazzi. Saluto tutto il condominio. Tutto il condominio. E allora questo brano che faranno dal vivo e dopo manderemo Dill alla fine. Grazie, grazie Saiuz. Io li lascerei suonare e poi prego, bravo, prego, come... anche da parte di Adalgisa qui. È lei, Adalgisa, in arte anche Gesualda. No, Gwendalina. No, non sono Gwendalina. Sono la badante di Saiuz. La badante di Saiuz. Ecco, vede, cara Adalgisa, le metonimie, hanno detto che l'hanno ribattezzata Gwendalina. Lei non si è offesa, vero? E Gwendalina, e Gwendalina. Grande Science. Allora un saluto ancora agli amici che ci hanno ascoltato e sostenuto, e a Clara, appunto, a Marco, che appunto hanno continuato sempre ad ascoltarci anche sostenendo la chat. E un augurio a tutti di buone feste e naturalmente buon Natale e fine anno, e ci vediamo l'anno dopo, l'anno prossimo col 9, Priscilla, come dicevi, col lunedì 9 gennaio, e faremo sapere quale sarà la band ospite o l'artista o gli artisti. Ciao a tutti, buonanotte. Dottori, infermiere e dottoresse, o vecchi truffatori, e nessuno mi credeva, neppure la maestra. Sono invecchiato in fretta, perdendo ogni speranza, e ho paura dei pagliacci che stanno negli armadi, mi hanno rubato la dignità. E ho paura dei pagliacci che stanno negli armadi, mi hanno rubato la dignità quando ero in tenera età, tenera età, tenera età. Grazie. Un abbraccio, un caloroso saluto alle metonimie. Guarda che non mi sono imbrogliato stasera. Cari amici, un abbraccio. E per finire, Dill, sempre di questo meraviglioso gruppo. Si può dire gruppo? Yeah. Ah, bravi, benissimo. No, perché sento band, bind, bond, band, ma insomma... No, no, siamo in Italia. Perfetto. Pure gruppo.
e andiamo con Dill. Un caloroso saluto a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie mille per averci invitati. Ciao. Per innescare una rivolta, partita in sordina e soppressa a sua volta.